Ciao a tutti, lui è Vito e io, anche se non mi vedo, sono Claudia, la sua amica. Mi occupo dei recinti qua dietro alla Lira di Olbia. Vito ha una malattia chiamata IBD, come una malattia autoimmune all'intestino. L'unica cosa che Vito può mangiare è questo, è il suo ZD. Vito consuma in media 5 scatolette al giorno di ZD, vero Vito? È l'unica cosa che lo fa star bene, che non gli fa male allo stomaco. Vito vi ringrazia, se potete aiutarlo con tanta di questa roba buona. Sappiamo che è un periodo un po' particolare per tutti, però insieme ce la faremo. Grazie. Sono Luciano, sono qui al rifugio Fratelli Minori, sezione di Olbia, della Lida, e sono qui per chiedervi una mano nell'acquisto di questo tipo di crocchette che utilizziamo per alcuni dei nostri cani. So che ci aiuterete e vi ringrazio ancora. Grazie di nuovo a tutti. Ciao, sono Chiara, mi occupo principalmente dei cani sociali del rifugio. Molti di loro purtroppo hanno problemi a masticare, quindi avremo bisogno, tanto bisogno di crocchette piccole in modo che possano mangiare più tranquillamente. Sappiamo che è un momento difficile, ma vi ringraziamo io e i miei vecchietti per questo aiuto, grazie. Ciao Patrizia, abbiamo bisogno di queste crocchette intestinali, grazie. Ciao, sono Roberta, mi occupo maggiormente dei gatti e ho bisogno del vostro aiuto. Abbiamo bisogno di questa bicchiera, perché questa però, perché con l'altra abbiamo dei problemi. Vi ringrazio di cuore per il vostro aiuto. A presto. Abbiamo tanto bisogno di detersivi, sia con la lavatrice, per pavimenti, per disinfettare le cucce, tutto quanto. Grazie. Ciao, sono Federica. So che è un momento difficile per tutti, ma un momento difficile anche per noi. Abbiamo tanti cuccioli e stiamo rimanendo senza cibo. Ci servirebbe lo starter della Royal per cuccioli o il puppy della Royal. Se riuscite, potete aiutarci, non a noi, ai cuccioli. So che potete farlo, grazie. Sì, io sono Marco, molti di voi già mi conoscono. Io qua al rifugio mi occupo di tante cose. Una cosa che mi preoccupa molto in questo momento è che stiamo andando incontro all'estate e moltissimi dei nostri ospiti non hanno un buon riparo per il forte caldo che arriverà. E per questo, col cuore in mano, vi chiedo di aiutarci ad acquistare un centinaio di cucce come queste. Sono cucce conventate che danno un buon riparo sia in inverno e sia in estate. Vi ringrazio di cuore in anticipo per quello che farete, perché conosco il grande cuore di ognuno di voi. Un abbraccio a tutti. Sono Dorothy, lavoro alla Lida, mi occupo del cuccioli e cuccioli. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per i nostri ragazzi che hanno bisogno delle crocchette. Aiutateci, grazie. Ciao a tutti, sono Sandro e lavoro alla Lida, sezione di Olbia, rifugio Fratelli Minori. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Io mi occupo di più o meno una 80 di cuccioloni che hanno bisogno di questo specifico di crocchette. In più ne abbiamo bisogno della carnina, tipo di questo barattolino qua, che ne abbiamo bisogno più o meno una 50 tutti i giorni, oltre alle crocchette che i cani mangiano, questo tipo di cibo qua. Se potete aiutare, vi ringrazio, speriamo bene per tutti. Noi ci prodighiamo a ogni giorno a dargli da mangiare, a pulire le loro cucce, i loro recinti. Soprattutto abbiamo bisogno del vostro sostegno, della vostra solidarietà. Mai come oggi, in questa situazione particolare, abbiamo bisogno di un sostegno concreto da parte vostra, anche un piccolo sostegno. Ci serve cibo perché questi animali possano avere anche un giorno migliore domani. Buongiorno, salve, sono Antonietta, lavoro alla Lida di Olbia. Mi occupo della cura del benessere degli animali e abbiamo bisogno di una lavatrice nuova, perché la nostra ormai non centrifuga più, bisogna praticamente spostarla manualmente, e potete capire che non centrifugate non vanno più bene per noi, per tutto quello che c'è da fare qui a rifugio. Quindi vi prego, con tutta la vostra bontà, il vostro cuore, se ci potete
fare un'adozione. Abbiamo aperto una raccolta fondi, ci mancano 3.000 euro, se potete contribuire io per il momento vi posso solo dire grazie.